Buongiorno cari amiche di Country Mami e benvenute a un nuovo tutorial. Da adesso in poi andremo con tutti i tutorial di Natale. Sono quelli che mi piacciono di più. Ci divertiamo e facciamo insieme tante cose carine. Oggi, per esempio, sempre partendo da uno spunto perché qualcuna di voi me l'ha chiesto, andremo a realizzare una di quelle figure molto presenti da un po' di tempo nel nostro Natale, perché i bambini guardano il film di Natale, perché insomma questo personaggio è diventato molto famoso e vi parlo del Grinch. Faremo questo simpatico Grinch, io lo trovo simpatico, almeno sorride, è birichino, ma insomma è anche sorridente. Questo carinissimo Grinch vi invito a farlo perché lo utilizzeremo poi per qualcosa per il prossimo progetto anche. Quindi praticamente facciamo un progetto oggi nel quale vi insegno a realizzare il Grinch e vi darò gratuitamente il cartamodello che troverete sul sito www.countrymami.com e poi questo Grinch lo utilizzeremo per realizzare un altro progetto, che è un progetto a cui tengo molto. Voi sapete che si parla tanto di ghirlande americane, le classiche Christmas wreath. Bene, io voglio aiutarvi, insegnarvi a realizzare proprio quella per antonomasia, quella che si fa col deco mesh, e cioè questa. Avevo già pensato da un po' di tempo di insegnarvi a fare questo progetto e l'avevo pensato proprio per il Grinch. Vedete che i colori sono quelli da mettere fuori dalla porta o anche in casa dove volete. Bene, quindi se voi adesso idealizzate con me il Grinch e poi vi organizzate, la prossima volta faremo la ghirlanda. Ma cominciamo dal Grinch. Che cosa ci occorre per fare il Grinch? Come vedete, io l'ho fatto un po' brillantinato. Mi piaceva dargli un po' di lucentezza. Il nostro Grinch è completamente fatto a mano, quindi non vi servirà la macchina per cucire. Ho scelto questo tessuto, come vi dicevo, un po' brillantinato, ma è di feltro, ma voi potete anche scegliere un feltro nella tonalità del verde giusto, ma semplice. A me piaceva dargli questo tocco un po' più glamour. Allora, avete bisogno del feltro, avanti e indietro uguale, avete bisogno dell'altro feltro giallo per gli occhi, due bottoncini, il cappellino l'ho realizzato con un calzino praticamente, potete comprare il tubolare o anche adesso in tutti i negozi, anche quelli stranieri dove le cose le trovate a un prezzo minore, trovate calzini di Natale. Ecco, potete utilizzarli per fare i cappellini degli elfi, di Babbo Natale e in questo caso del Grinch. Ci serve poi un pompon, ci serve il filo da ricamo nella stessa tonalità di colore del Grinch, ci serve un pezzetto di fascia di peluche che vada intorno al cappello, ci serve l'imbottitura, le forbici e poi vi faccio vedere cosa ci servirà dopo per disegnare la faccetta. Allora, pronte? Partenza? Venite di qua e andiamo a ricominciare. Via! Allora, come al solito, per fare il nostro progetto abbiamo bisogno di mettere i due tessuti, quello di sotto e quello di sopra, insieme. In questo caso, siccome cuciremo a mano e col punto festone, abbiamo bisogno di mettere rovescio contro rovescio. Quindi il dritto va sopra e va sotto. Appoggiamo poi la nostra sagoma del Grinch, della faccia del Grinch, andiamo a disegnarla intorno con un pennarello che sia poi cancellabile, oppure io francamente punto gli spilli e la taglio direttamente tenendo sopra la sagoma, così non sporco proprio niente. Messe le due sagome insieme, andiamo a cucirle. Le cuciamo con il punto festone. Allora, molto spesso quando si fa il punto festone si preferisce usare un filo in contrasto ed è bellissimo, io lo amo e mi piace, ma in questo caso, siccome stiamo facendo la faccetta del Grinch, il contrasto intorno non sarebbe secondo me bello e quindi ho preferito scegliere il colore dello stesso, il filo dello stesso colore del tessuto.
Come si fa il punto festone? Sicuramente molti di voi lo conoscono già, è un punto bellissimo perché vedete, ha questa riuscita che è fantastica perché è molto solido, molto forte, ci permette insomma una cucitura quasi simile a quelle forti come quelle della macchina per cucire. Allora, voi prendete il vostro filo, fate il nodo e lo fate passare all'interno tra le due stoffe. Dopodiché ci sono due modi. Vi appoggiate il filo così sul dito, in questo modo. Molti si disegnano la misura del punto su quest'altro dito, sul pollice. Io non lo faccio, vado un po' d'occhio, ma se voi all'inizio avete paura, fatelo. Poi piano piano, quando prenderete dimestichezza, non lo farete più. Tiriamo il filo, lo facciamo passare qui sotto quest'altro filo. E tiriamo ed ecco il nostro punto festone. Potete farlo anche in quest'altro modo. Il filo lo mettete giù e lo tenete sul pollice, sempre alla stessa distanza. Fate passare il filo, tirate e avete lo stesso risultato di prima. Sta a voi come vi viene più semplice. E come fate più velocemente, ok? Quindi facciamo tutto il nostro punto festone tutto intorno al nostro Grinch, ok? Fino ad arrivare praticamente a 3-4 centimetri da dove abbiamo iniziato il lavoro. Perché ci serve questa apertura? Perché dobbiamo imbottire, dobbiamo riempire con la nostra imbottitura. Ok? Quindi adesso ancora 2 minuti facciamo questa cucitura. Io la finisco, la termino, vi faccio vedere ancora una, poi la termino da sola. Ecco qua, molto molto semplice ancora. Così, passo dentro e via. Oppure così, vado, cucio e via. Giù, così. È fatto. Vedete com'è semplice? In 2 minuti si finisce tutto. Finisco, ci vediamo quando sono a questo punto. Ok, allora vedete, ho lasciato l'apertura. Adesso dall'apertura infiliamo il filo, lo teniamo perché poi ci servirà per chiudere. Infiliamo la nostra imbottitura e cominciamo a mandarla proprio giù. Che lo dobbiamo imbottire bene, quindi l'imbottitura deve arrivare piano piano a riempire tutta la nostra faccetta. Questo Grinch è molto carino perché potete usarlo come addobbo per l'albero di Natale. Immaginate di farne anche con cappellini di colori diversi, per esempio, bianco, che ne so, insomma, non deve essere per forza il cappellino come l'ho fatto io. Potete usare calzini diversi, sempre chiaramente con le tonalità del rosso, e fate diversi Grinch. Anche gli occhi potete farli bianchi piuttosto che gialli, insomma, potete dargli l'impronta che volete voi. Qualcuno lo fate sorridere, qualcuno lo fate arrabbiato, qualcuno lo fate col ghigno, insomma, lo personalizzate come volete. Io vi do la base, il canovaccio, e voi ci mettete la vostra fantasia e la vostra creatività, che è la cosa più bella, perché io detesto le cose fatte, tutte lo sapete, ve l'ho sempre detto, fatte proprio tutte uguali, che saranno pure belle, perfette, ma tutte uguali non si possono vedere. Quindi sono molto contenta se voi personalizzate poi i progetti. Mi piacerebbe vederli, tante di voi mi hanno detto, ho fatto tantissime cose, oh, sto facendo tutto con i miei nipoti, con i miei figli. E io vi dico sempre, mandatemi le foto, poi magari le condividiamo, io le condivido sulla pagina Facebook, scrivo il vostro nome, vi faccio conoscere, è anche un modo per conoscerci tra di noi. Poi magari quando troverò il tempo farò proprio un gruppo, così ci metteremo tutti in gruppo e potremo parlare lì. Però sulla pagina Facebook trovate il mio numero WhatsApp. Via WhatsApp mandatemi tutti i vostri lavori, tutte le vostre foto, e così sarò ancora più contenta perché sapere che insomma vi sono d'aiuto è la cosa più bella.
che potreste dirmi. Molte di voi mi hanno detto che li sto aiutando tanto e io sono molto contenta. Ok, direi che va bene così. Adesso procedo a chiudere ancora col punto festone. Chiudo bene bene. Non mi vedete perché devo tenerlo un po' vicino. Allora, procedo a chiudere e poi ci rivediamo. Ecco qui la nostra faccetta è bella imbottita e pronta. Adesso passiamo a mettergli il cappellino. Per il cappellino, come vi ho detto, ho scelto un calzino. Ho preso semplicemente un calzino. In commercio ci sono anche i tubolari, li trovate di tutti i colori, ma se vi dovesse mancare il tubolare, il calzino è facilmente reperibile. Allora, prendo la parte che ho tagliuzzato e la metto sulla testa del mio Grinch. Decido se la voglio mettere un po' più storta, un po' più dritta, se gliela voglio proprio mettere che calza tutta bene bene. Decidete voi se va un po' da un lato piuttosto che dall'altro. Decidete. Poi con la colla a caldo comincio ad incollare dal centro. Così me la blocco piano piano. Ok? Vado sul lato, un pochino di colla sotto e appoggio. Sull'altro lato la stessa cosa. Un po' di colla, appoggio. E anche dietro. Colla sotto e blocco. Una volta che l'ho bloccato, vado poi a rifinire le parti dove magari la colla necessita. Ok? Lo guardate, mi forse necessita un po' dietro, anche perché se poi mettiamo caso che non vogliate metterlo sulla ghirlanda, vogliate appenderlo, quindi dovete metterci poi, passarci poi il cordoncino per poterlo appendere, insomma, è importante che sia incollato bene. Ok? Poi vi faccio vedere come chiuderemo giù sotto. Adesso andiamo a lavorare su. Prendiamo la nostra striscia di peluche. Anche in questo caso, vedete, io nel mio Grinch, nel primo che ho fatto, ho usato in realtà un tubolare pelosetto. Ma siccome non ne avevo più, adesso vi faccio vedere. Se avete il tubolare, prendete il tubolare, glielo ficcate su, lo girate e via. Nel caso come me non abbiate il tubolare, andiamo a realizzarlo. Come facciamo? Tagliamo un pochino di questa stoffa peluscetta. Vado a mettere giusto al centro la colla e la ripiego così per tutta la lunghezza, ok? Quindi colla così. Dobbiamo creare la fascia. Faccio la stessa cosa da quest'altra parte. Sempre un po' di colla. Vado a ripiegare quest'altra parte, così. Mi si sta arrabbiando il cane. Qualcuno sta. Anzi, veramente questo non è il mio cane. È passato qualche cagnetto che ha visto il mio cagnone. E se la si arrabbia, ma il mio cane non li considera proprio. La cosa bella è che la mia Nikita li guarda e dice: ma cosa vogliono questi? Cioè, con quest'aria di nobiltà proprio, e ci fa morire. Ok, adesso andiamo a incollarlo dietro, poi taglieremo l'eccesso, ok? E vabbè, Nikita si fa sentire, mi perdonerete, ma ogni tanto si fa sentire. Ok, tagliamo questo che non ci serve così e andiamo incollare. Adesso poi lo incolleremo anche tutto intorno al cappello, così starà ben fermo, eh? Quindi un po' di colla qui. A questo punto, se volete, potete
Potete mettere un pochino di imbottitura all'interno del cappello, proprio giusto alla poca poca però, così, per dargli un po' più di pienezza, se vi va. Così, ok? E con ago e filo, tolgo la colla a caldo, ci servirà dopo, con ago e filo del colore che vi va, adesso poi vado a prendere ago e filo, vediamo se ce n'è uno, oppure dovrò, va bene, vado a prepararmi l'ago e filo e vi faccio vedere cosa facciamo. Ok, allora, facciamo così, infiliamo il nostro ago col filo e facciamo un sopragitto così, giriamo tutto intorno, facciamo velocissimamente, così, larghi, stretti, come volete, tanto adesso andiamo a chiudere tutto. Vedete? Si vede bene? Sopragitto così. Lo tiriamo dentro. Bello stretto. Lo chiudiamo bene. Facciamo qualche passatina da parte a parte. Così. Guardate. Sto usando un ago, non so perché, enorme. Che ha preso anche il filo. Speriamo di non tagliare il filo sbagliato. Ecco qua. Ancora un pochino da questa parte. Così lo chiudiamo bene. Nodo. E abbiamo finito. Faccio un bel nodo, guardate così, più di uno e taglio. Allora, prendiamo la nostra pallina, mettiamoci un bel po' di colla e andiamo a metterla proprio in cima al nostro bel cappellino. Il nostro calzino è diventato un cappellino. Eccolo qua. A questo punto la andiamo a fermare qui. Ok, la fermiamo con un po' di colla qui. Ecco qua. Teniamolo un po' perché così si asciuga. E adesso ci dedichiamo agli occhi. Sempre dal cartamodello trovate la forma degli occhietti. Almeno la forma che gli ho dato io. Eccoli qui. Andiamo a posizionarli per vedere dove stanno bene. Allora, ecco qua, un po' più in qua. Direi che così vanno bene, che dall'alto non vedo proprio bene bene. Metto la colla. E comincio ad incollare, così lo posiziono e poi la colla da quest'altro lato e lo posiziono. Dopo aver incollato gli occhietti, incolliamo il bottoncino giusto al centro. Ok? Sta al centro o dove vi va? Ecco qui, uno e due. Vedete che abbiamo quasi finito, eh? Eccoli qua. Adesso dobbiamo dare un po' più di profondità ai nostri occhi. Come facciamo? Dobbiamo fare le sopracciglia e poi dobbiamo fare la boccuccia. Come facciamo? Allora, io uso questi colori. Sono dei colori a rilievo per tessuto, ok? In questo caso utilizzerò il nero. Con il nero vado a fare innanzitutto un bordo intorno agli occhi. Così do un po' di, come vi dicevo, profondità al mio occhietto. E poi gli diamo anche quell'aria un po' più cattiva, anche se il Grinch cattivo non è. Faremo la stessa cosa anche all'altro occhio. Per quanto riguarda, poi gli faremo chiaramente, come ho fatto qui, le sopracciglia.
Eccola qua. E un po' di ciliegine che spuntano. Per la boccuccia e il nasino invece faremo una sorta di V e da questa V faremo poi partire una striscia e poi gli creeremo il sorriso. Vedete voi? Allora, in questo caso vedete proprio così perché è un ghigno più che un sorriso, ok? Faccio dall'altro lato e abbiamo finito. Ultimo tocco, le guanciotte. Chiaramente questo si deve asciugare, state attenti. Adesso poi vi faccio vedere cosa sto usando per le guanciotte. Un po' di qua, un po' di là. Quello che mi piace è proprio il fatto che si vede e non si vede. È carino, lo rende ancora più simpatico. Ecco fatto, ho usato questo prodotto, Versa Magic, ok? Bene, il nostro Grinch è finito, adesso bisogna solo aspettare che si asciughi. Allora, vi è piaciuto il nostro progetto? Oggi abbiamo realizzato insieme il nostro simpaticissimo Grinch. Io è un personaggio che mi piace tantissimo, mia figlia lo adora. L'anno scorso abbiamo avuto tutti i pigiami del Grinch, molto bello. Allora, come vi ho detto, realizzate il vostro Grinch perché con questo Grinch andremo a realizzare la nostra ghirlanda. Mega galattica, perché gli americani lo sapete, fanno tutto più grande e le ghirlande di Natale sono veramente bellissime, si fanno notare, si vedono dappertutto. Vi farò realizzare una di queste meravigliose ghirlande con il deco mesh, ok? Per oggi abbiamo finito. Mi raccomando, riempite il vostro albero di Natale con tutti i Grinch che abbiamo realizzato stamattina, che sono simpaticissimi. Ci vediamo tra qualche giorno. Per un nuovo tutorial faremo insieme la nostra meravigliosa ghirlanda. A presto!